che dopo questa calda settimana ci ritroviamo con WhatsApp on Spazio Games per fare il punto sulle novità di questi giorni, tra rinvii illustri e novità arrivate direttamente dalla Gamescom di Colonia. La notizia più calda è stata il rinvio di Final Fantasy XV. Dopo i rumor della scorsa settimana e dello scorso weekend, infatti, Hajime Tabata ha ufficializzato lo slittamento. Il gioco, atteso per il 30 settembre, arriverà invece solo il 29 novembre perché Square Enix ha bisogno di tempo extra per riuscire ad apportare le ultime migliorie, senza condannare i giocatori a scaricarle in una corposa patch del Day One. In aggiunta, intervistato durante la Gamescom, lo sviluppatore ha anche anticipato qualche dettaglio sui futuri DLC del gioco, facendo sapere che in ognuno potremo vestire i panni di uno dei diversi amici di Noctis, con il gameplay che muterà di conseguenza. Altra notizia che ha fatto parecchio discutere è stato l'annuncio di Metal Gear Survive, il primo spin-off della serie dopo l'addio di Kojima. Il gioco, in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2017, è ambientato in un universo parallelo subito dopo gli eventi di Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, dove troviamo come protagonisti alcuni soldati della Mother Base. Giocando in cooperativa multiplayer, sarà quindi necessario sopravvivere di fronte a inquietanti creature simili a zombie. Inutile dire che l'annuncio di un contesto così lontano da qualsiasi cosa Metal Gear sia mai stato ha causato parecchie critiche da parte dei fan della serie, mentre Konami si è detta convinta del progetto e ha chiesto di attendere di conoscerlo nel dettaglio prima di crocifiggerlo. Abbiamo poi parlato anche di PES 2017, con l'ufficialità del fatto che il gioco non avrà la licenza della Juventus. Mancheranno anche il nome, lo stemma e le divise di altre squadre come Real Madrid, Manchester United e Manchester City, mentre gli stadi su licenza saranno 5, tra cui il Camp Nou, il Giuseppe Meazza di San Siro e lo Stadio Olimpico di Roma. Se volete provare il calcistico di casa Konami, l'appuntamento con la demo è fissato per il 24 agosto. I team europei presenti nella demo saranno Atletico Madrid, Barcellona e Arsenal. Riportiamo anche che il concorrente del calcistico Konami, ossia FIFA 17, non vanterà invece la licenza del campionato di Serie A, limitandosi a quelle delle squadre partecipanti, ma non potendo riportare nome e loghi ufficiali della competizione. Da Colonia arrivano novità anche per i fan di Tekken 7, visto che Bandai Namco ha annunciato ufficialmente il ritorno di Lee e ovviamente del suo alter ego Violet. Il duo dei personaggi, presentato con un trailer, sarà pronto per il debutto del gioco, atteso per l'inizio del prossimo anno. Altre novità in arrivo da Colonia. Prima di tutto, Electronic Arts ha annunciato che Battlefield 1 entrerà ben presto nella sua fase di open beta, fissata per il prossimo 31 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La fase di prova includerà due modalità, Conquista e Corsa, che potrete giocare nella nuova mappa Deserto del Sinai. Sempre dalla Germania è arrivato anche il reveal di Destiny la collezione, cofanetto dedicato a Destiny che con 59,99€ vi farà portare a casa il gioco completo e tutte le sue espansioni. L'appuntamento è fissato per il 20 settembre, quando debutterà anche I Signori del Ferro, a sua volta inclusa nella raccolta. Rimaniamo in tema di annunci per ricordarvi anche che Bethesda ha comunicato che Nuka World, l'ultima espansione di Fallout 4, sarà disponibile a partire dal prossimo 30 agosto. L'espansione vi porterà dentro il parco divertimenti dedicato alla Nuka Cola, tra nuove armi, nuovi mostri e scenari da esplorare. In caso non siate in possesso del Season Pass, il prezzo del DLC è di 19,99€. Ancora una volta, poi, la stessa Bethesda ha voluto ribadire che The Elder Scrolls 6 è parecchio lontano. Il solito Pete Hines ha infatti spiegato che se la compagnia non ne parla è perché il gioco dista ancora parecchi anni e che prima di occuparsi di quello lavorerà perfino ad altre due cose. Dopo la notizia di qualche settimana fa in cui assicurava che il gioco avrebbe avuto solo aggiornamenti gratis e non DLC a pagamento, Shane Murray ha fatto dietro front. Nel corso di un'intervista, l'autore di No Man's Sky ha dichiarato che in futuro potrebbero verificarsi delle condizioni per cui Hello Games non potrebbe offrire gratis alcune novità. Attendiamo quindi di capire quali possano essere le suddette condizioni. Segnaliamo anche che è cominciata la beta dell'aggiornamento 4.0 di PlayStation 4, che introdurrà diverse nuove feature. Tra esse, sottolineiamo l'arrivo delle cartelle per organizzare la vostra libreria di giochi, il fatto che la schermata di condivisione e quella a cui arrivate premendo il tasto PlayStation non saranno più full screen, e la possibilità di impostare uno screenshot da voi catturato come sfondo del vostro profilo.
Vi ricordiamo che già da questo weekend potete partecipare ai test tecnici di Titanfall 2 che andranno avanti per due fine settimana a partire da quello in corso. I test sono aperti a PlayStation 4 e Xbox One, mentre non sono disponibili su PC. Se volete provare il gioco, quindi, questa è la vostra occasione, a patto che abbiate una console. Per rimanere in casa Electronic Arts, la compagnia ha fatto sapere che se né all'E3 né alla Gamescom abbiamo visto molto di Mass Effect Andromeda è perché non è ancora il momento giusto per mostrarlo. La compagnia è concentrata sui suoi progetti più imminenti, come il già citato Titanfall 2 ad esempio, e comincerà a mostrare nel dettaglio il titolo BioWare solo dopo che avrà finito con i progetti attuali. EA assicura comunque che non dovremmo aspettare ancora molto. Nel frattempo ha anche aperto le porte ad una possibile remastered della trilogia del Comandante Shepard, facendo sapere di essere interessata a questo tipo di prodotti perché, viste le vendite che solitamente registrano, significa che sono graditi dai videogiocatori. Direi che anche per questa settimana è tutto, Spazio Games vi dà appuntamento al prossimo weekend per un nuovo episodio della nostra rubrica WhatsApp.